gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Giuseppe Rotondo oggi è ritornato al suo vecchio amore, è stato lo speaker di questa meravigliosa manifestazione, il ricordo di un grande allenatore che a Gioia Tauro ha lasciato il segno come Franco Scoglio. Peppe. Ciao, ciao a tutti, soprattutto agli amici di Gioia Sports. Soprattutto io voglio ringraziare all'inizio proprio del mio breve intervento questi due ragazzi che si stanno prodigando tanto per lo sport, soprattutto quello di casa nostra, per lo sport gioiese. Stanno lavorando bene per questa squadra, stanno dando un'informazione, una bella informazione in tempo reale proprio sul web, e sono giustamente il caro Fernando Rotolo ed il caro Antonio Romano, due ragazzi che meritano tanto perché danno davvero tanto a questa squadra. Ad una Viola che oggi pomeriggio ho visto davvero in splendida forma, oggi sono stato così richiamato dopo tanti anni, grazie a loro un po' preso, come dico, dalla camicia e trasportato al campo dopo tantissimi anni. È molto difficile, credetemi, ritornare proprio a lavorare per il calcio, però io lo faccio davvero con gran piacere, e l'ho fatto con gran piacere perché questa è la squadra della mia città. Tanti si ricorderanno di me tanti anni fa con radio, televisione, insomma facevo un po' di tutto per portare così al pubblico di casa la Gioiese. Lo facevo dalle grandi trasferte che affrontavo, certe volte purtroppo devo dire anche spese mie, e poi al Cesare Giordano, insomma, la facevo un po' da padrone. Avevo creato un pool di radio a livello interregionale, avevo creato un progetto davvero molto ma molto proficuo, molto bello, una cosa che stava andando davvero molto avanti nel tempo. Era un progetto che avevo voglia di poter continuare, poi non ci sono riuscito perché giustamente non ci sono stati i presupposti giusti, la squadra poi a un certo punto è anche fallita, la Gioiese è scomparsa, però adesso abbiamo questa nuova realtà, la nuova Gioiese, e io devo ringraziare soprattutto il presidente, proprio che a capo di questa situazione è riuscito dopo tantissimi anni a portare il gran calcio dilettantistico, quello della massima serie dei dilettanti italiani, proprio qui nella nostra città. Ferdinando Rombolà è davvero, vi dico, è un uomo d'applausi. E poi, il campionato, Giuseppe, quello di Serie D, che quest'anno ritorna alla vecchia quarta serie di un tempo, quindi di grande livello. Eh sì, è un campionato davvero molto importante. Tu pensa, no, noi parlavamo anche dietro le quinte con te, ti ricordi, del fatto che comunque aumenterà il tasso tecnico in questo campionato, in questo biennio 2014-2015, proprio per il fatto che tante squadre sono state dunque cancellate dalla vecchia Serie C2 e poi seconda divisione negli ultimi anni, e dunque con la mancanza di queste squadre che sono state ubicate anche in serie inferiori, anche tanti giocatori di grosso spessore vanno a finire nel campionato di Serie D, che in ogni caso per la prima volta dunque dopo tantissimi anni torna davvero il campionato, la quarta categoria d'Italia, perché in pratica abbiamo la Serie A, la Serie B e poi la Lega Pro, subito dopo la Lega Pro, insomma, abbiamo il campionato laddove è ubicata la squadra. Giuseppe, quella di oggi possiamo considerarla come la prova ufficiale per il campionato anche da parte tua? Ti possiamo ritrovare come speaker ufficiale della squadra viola? Ormai mi avete coinvolto, mi avete preso da sta camicia, me l'avete quasi strappato per portarmi qui allo stadio, e oggi ho fatto di tutto per riuscire ad essere perfetto, spero di aver accontentato un pochettino tutti, sia la squadra, mi hanno fatto poi i complimenti a fine partita anche il nostro presidente, anche Mario Dal Torrione, mi hanno dato davvero una bella pacca sulle spalle, mi hanno detto bravo, rimani con noi, anche Rosario Panuccio me l'ha chiesto, quindi di conseguenza spero di insieme a voi di poter dare anche qualcosa a livello di informazione, a livello appunto a sto livello alla nostra squadra. Ti ripeto, per me è una grande cosa, sarà sicuramente un gran progetto che potremo costruire insieme, vi aiuterò per quello che potrò fare, per le esperienze che comunque mi sono lasciato alle spalle. Ti ripeto, è un compito che non è comunque facile, e io farò di tutto, diciamo, per aiutarvi in questa vostra situazione. Grazie Giuseppe. Sì, vi lascio soltanto con il dire forza nuova Gioiese, e mi raccomando, la domenica vi voglio vedere qui al campo tutti insieme per tirare per la nostra squadra, per la nostra squadra, la nostra città, e per un buon campionato che dobbiamo vivere insieme ai nostri 11 campioni in campo, e soprattutto vi prego di affiancare questa società che ha bisogno davvero di essere affiancata per continuare in questo progetto molto importante. Grazie a tutti.